Mi avvicino con ritardo all'opera di Camilleri. La sua recente scomparsa mi ha scosso quanto basta per darmi una spinta per andare a dare un occhio a tutti i suoi romanzi. Mi attira per primo il titolo Gli arancini di Montalbano, perché si parla di mangiare. In poco tempo si legge il racconto che dà il titolo alla raccolta, Gli arancini di Montalbano. Montalbano ama i prelibati arancini della signora Adelina, la sua governante, e l'invito a cena per Capodanno alla casa della signora lo fa sognare ad occhi aperti. Ma ecco che il destino si mette di traverso e Montalbano rischia di saltare la cena di Capodanno. All'interno del racconto si descrive in modo dettagliato la ricetta degli arancini, che adesso proveremo a fare. g di carne di vitello, 150 g di salsiccia viva, 1/2 passata di pomodoro, sedano e carote pronte. Parte del ragù sta cuocendo, adesso faremo un normale ragù, lo lasceremo su circa un'ora e mezza a fuoco lento, aspetta che mi sta bruciando. E parallelamente faremo un semplice risotto, facciamo tostare il riso con il vino bianco, utilizziamo il solito brodo di carne, facciamo un vero e proprio risotto senza zafferano. Allora, siamo a buon punto, abbiamo finito il riso, il risotto che è qua e il sugo è qua e il sugo è di qua, eccolo qua. Ok, il disordine c'è, l'entropia è avanzata ma non troppo, quindi in questo momento mi preparo a ripulire il tutto. Mettiamo la besciamella. La parte di ragù è pronta, 2 uova intere sono da aggiungere, Franci? Allora, cominciamo a fare gli arancini. Questa è la mia prima volta con gli arancini. Se avete consigli lasciateli alla fine del video nei commenti, grazie. Questa è la mia assistente moglie, che non si vede, non si può vedere perché è un'entità immaginaria. Questo è il mio primo arancino. Questi sono gli arancini che abbiamo appena fatto. Adesso proveremo a friggerli nell'olio. Buon appetito, lasciatemi commenti e soprattutto consigli per migliorare questa ricetta.